Allora, un film che mi piace molto, come tanti suoi, Schiava d'amore di Michal Coff. Poi posso risponderti anche La dolce vita è 8 e mezzo. Ma butto lì dei film che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Vestito per uccidere di Brian De Palma. Dipende dai giorni, però la dolce vita 8 e mezzo ci sono sempre. Fin dall'inizio, che poi devo dire, sono 50 anni tondi tondi, i primi due miei cortometraggi in Super 8, La sconfitta e Pâté de Bourgeois, fin dall'inizio. Mi erano venute naturali tre cose: mettermi non solo dietro la macchina da presa, ma anche davanti, come persona o come direbbe un critico, come corpo. Mi è venuto in mente, mi è venuto naturale anche una seconda cosa, e cioè raccontare il mio mondo generazionale. Politico, sociale, quindi una media borghesia romana di sinistra, e mi è venuta naturale anche fin dall'inizio, dai primissimi Super 8, una terza cosa, cioè raccontare tutto questo con l'ironia, visto che mi mettevo in scena direttamente io, quindi autoironia. Queste sono tre cose che mi sono portato dietro per tutta la vita, insomma, raccontare un po' il mio mondo, farlo con ironia e mettermi davanti anche come persona, davanti e dietro la macchina da presa. Ecco, finché resteranno aperti dei cinema, io penserò, scriverò, girerò, monterò film per le sale cinematografiche. Ecco. Siccome, vabbè, non voglio che l'intervista prenda una piega tragica, però siccome il tempo davanti a me non è illimitato, ecco, per esempio, come spettatore non vado più a vedere quei film che già so che non mi piaceranno, e un tempo andavo a vedere per indignarmi. Ecco, siccome sono passati alcuni decenni, c'è un po' meno tempo davanti a me, magari questa esperienza spesso me la risparmio. Ecco. Non subito, ma dopo i 7 Oscar, sono andato a vedere il film che ha vinto gli Oscar come migliore film, migliore regia, 3 Oscar su 4 alle attrici, attori, e sono uscito prima della fine dal cinema Nuovo Olimpia nel centro di Roma. Bene. Ma parecchio prima della fine. Secondo me, ci sono un po' di produttori, registi e sceneggiatori che hanno un po' mollato la sala come destinazione del loro lavoro e quindi si rifugiano nelle piattaforme che, per carità, pagano bene, quindi i produttori sono ben contenti e forse anche i registi e gli sceneggiatori. Però, insomma, in questo modo anche la figura del produttore viene un po' a mancare, perché c'è il produttore che parla con lo sceneggiatore, con il regista, con gli autori dei film. Insomma, affida un po' a delle forme. A me vengono amici,
registi, sceneggiatori, produttori, oh, ma lo sai che mi hanno detto che insomma loro hanno come pubblico di riferimento un tredicenne in Pennsylvania che vede il film sul cellulare andando in metropolitana. Ho capito, chi va per certi mari certi pesci trova, ecco, quindi io sono perché produttori, registi, sceneggiatori ricomincino a investire psichicamente, emotivamente, professionalmente nei film per la sala. Però forse è un po' una battaglia persa. Del resto, nella vita uno impara che molte delle battaglie che conduce poi sono battaglie perse, No, però ma ci non sarebbe. per questo uno non le combatte più. Beh, certo, inevitabilmente, con il passare dei decenni, sì, mi viene spesso da dire quel passare dei decenni invece che gli anni, perché in effetti spesso mi dico, non mi ricordo se questo libro l'ho letto 40-50 anni fa, non mi ricordo se questo film l'ho visto 50 anni fa, fa un po' impressione. E, beh, certo, quando passano i decenni, magari i furori più ideologici diminuiscono e giustamente si dà più importanza alle relazioni con le persone, all'amicizia, ecco.